God Save the Wine, siamo alla Rock Café, quindi diciamo in uno dei posti che ha ispirato il nostro festival, che vuole far vedere quanto il vino sia rock. Insomma, fare vino è una cosa abbastanza anticonvenzionale al giorno d'oggi, e oggi ci divertiamo a vedere il vino come strumenti musicali, strumenti rock, quindi basso, batteria, un bel cantante con i suoi acuti. E quindi, Maria Giulia, assaggiamo, non lo so, un vino che ci rappresenta la batteria. Soft e pacata, comincerei con il Minnamoro, che è un'ottima combinazione tra Sangiovese e Colorino in purezza. Che è un vino, ecco, il Colorino è un vino che è un vitigno che ben pochi conoscono, sempre stato nell'uvaggio del Chianti Lazio, invece voi gli avete riservato un'attenzione speciale. Sì, noi siamo innamorati di Toscanità e il Colorino era il vino che veniva usato per fare il governo nel Chianti, quindi aveva un ruolo principale nella vinificazione. Con l'avvento delle nuove tecnologie, diciamo, ha perso un po' l'importanza, ma noi invece lo coltiviamo con amore perché ha tutte quelle note tipiche di Toscanità, quindi la spezia, l'asciuttezza. È fatto quasi tutto di tannini terziari. Sono tannini molto dolci, molto morbidi, no? Quindi una batteria di quelle soft, un po' da... Sì, senza dubbio. E il Sangiovese gli dà quell'eleganza che il Colorino non avrebbe, diciamo, di suo. È un'ottima combinazione. Per cui in purezza è un po' complicato da fare. Sì, noi lo lavoriamo anche in purezza, però non è proprio così easy da bere. Dico sempre che il vino è un po' come la musica va sentita, non va solo studiata, e il vino va bevuto e non va, insomma, sempre... E invece, ecco, vediamo un po' un altro strumento di una band rock. Dopo la batteria, che strumento vogliamo aggiungerci? Senza dubbio un Sangiovese in purezza, sempre a rappresentanza della Toscanità. Sangiovese è il top dell'eleganza, è un vino e un'uva completa, ha un pH eccezionale, e va bene da solo, però ha bisogno di molta disciplina, quindi... Forse per una chitarra, può fare il solista, ma insomma, sì, bisogna essere bravi. Bisogna essere molto bravi, direi. Il tuo chitarrista preferito? Eric Clapton, assolutamente. Slow hand, Eric Clapton, quindi ci vuole anche una slow hand per il Sangiovese, no? La macerazione... Sì, senza dubbio. Questo fa 9 mesi in botte e la botte gli dà proprio la disciplina che da solo non avrebbe. È come un figlio un po' intelligente che va mandato, che non si applica, sì, va mandato a scuola parecchio, bisogna dargli un po'. Complimenti, perché c'ha un bel succo, ma è molto, molto asciutto, non ha alcol eccessivo, tannino giusto. Sei applicato questo saggio? Vero, vero. Anche noi, anche noi. Grazie mille, Maria Giulia. Grazie a te per l'ospitalità. God save the wine.